Ciao Renzi, oggi non sono in campagna, bensì siamo in cucina e si sente anche dai rumori perché stiamo facendo la passata di pomodoro. Come da veri abruzzesi, che non può mancare in una casa il pomodoro e la passata soprattutto. Però perché vi faccio un video su sta roba che dici che me ne frega a me? Perché noi abbiamo un sistema che magari già conoscete ma qualcuno non lo conosce, e un sistema di sterilizzazione e di conservazione di conseguenza, perché sterilizzato, che non consiste nel famoso bagnomaria che due rotture di palle, ma in un sistema molto più veloce che vi svelerò soltanto dopo. Ora vi faccio vedere tutti i passaggi per realizzare la passata come la facciamo noi, e devo dirvi la verità, chiunque la prova, la nostra passata, che è fatta con i cuori di bue, non con i San Marzano o altri pomodori che non ce ne può fregare di meno, con il cuore di bue, che coltiamo soltanto quello, e l'assaggia, ci chiama e ci dice: Madonna quanto è buono, ma dai. Va bene, perciò adesso beccatevi il video, ci vediamo alla fine del video per i soliti saluti. Intanto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettete giù un like. Allora, eccoci qua, i pentolazzi, questi ne sono due, in verità là ce n'è un altro, vedete? Come fanno gli abruzzesi trapiantati in Liguria? Allora... è bordello, ragazzi, però non sto facendo la ripresa, dai, un po' di rispetto per i registi. Allora, praticamente cosa facciamo? Questo è già il risultato finale, si fanno a pezzettoni, noi utilizziamo i cuori di bue perché siamo un po' fancy e non rancid sulla salsa. Tagli a pezzettini i pomodori, i cuori di bue, li metti nella pentola, ci metti un po' di sale, un goccettino di zucchero, si fa bollire, ribollire, insomma fino a quando non si spoltiglia tutto. Dopodiché passate con il mini pimer, eccolo qua, non aggiungiamo né basilico né aglio, niente, soltanto il pomodoro. Si passa quando appunto ormai è tutta una poltiglia, quando diventa passata così, attenzione al prossimo step. Questo risultato dove ho fatto bollire il pomodoro, passato col mini pimer e si fa ribollire ancora, dopodiché si comincia a imbottigliare con un classico imbuto e il mestolazzo della madre. Vedete, bella bollente la salsa, è passata quindi, ripassata, ribollita. Utilizziamo le bottigliette della birra riciclata, ovviamente, perché qua se beve se magna, e da 33 cl, ed eccoci qua. Poi vengono passate di là nella catena di montaggio. Allora, qui adesso la salsa è stata messa nella bottiglia, dopodiché viene attappata dal nostro super tex con questo attrezzo che ci è stato ereditato, come si può dire. Guardate qua che roba, quanti anni avrà questo qua tex? 100 anni, dai. Ed ecco svelato il mistero della nostra sterilizzazione. Come la facciamo? Utilizziamo una coperta vecchia, una cassetta, le mettiamo così adagiate, come viene in poche parole, nella cassetta, bollenti, appena imbottigliate, devono essere bollenti praticamente 100 gradi senza che vi esplodano le bottiglie, bollenti così, appena imbottigliate, chiuse, messe nella cassetta, ricoperte, e staranno qui tutta la notte in modo tale che il processo di chiusura, sterilizzazione ermetica avvenga in tutta tranquillità, ragazzi. Questo è il segreto. Questo è il segreto. Renzitz, avete visto qual è il segreto per evitare quella rottura di palle che è il bagnomaria? Ma non è un suggerimento pazzesco? E tra l'altro potete utilizzare anche per fare la marmellata, cioè per sterilizzare i barattoli di marmellata, mettendoli a testa in giù e ricoprendoli, quindi avvolgendoli con una coperta. Tutta la notte deve stare, fino a quando il barattolo non raggiunge, che ne so, un 40 gradi. Insomma, ragazzi, con questa chicca che vi do, voi dovreste leccarvi le orecchie, essere contentissimi, perché vi risparmiate una fatica pazzesca. Perciò vi saluto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mi raccomando, e metteteci un bel like. Ciao Renzi, al prossimo video!